Matteo Morotti, Lion Leopardiani, partita equilibrata, l'avete recuperata due volte e avete ottenuto un buon punto. Sì, sicuramente noi avremmo voluto vincere, però sicuramente è stato difficile, siamo trovati sempre sotto, quindi alla fine il punto ci va bene e onestamente era anche, per come si è svolta la partita, era anche il risultato più giusto, insomma. Avete avuto il carattere di recuperare due volte, dimostrando insomma di meritare sul campo almeno il punto che poi avete strappato. Beh sì, abbiamo sempre lottato, poi loro in contropiede erano pericolosi, però abbiamo sempre provato a ogni volta che eravamo sotto a recuperare. Poi non è facile, quest'anno non è semplice perché poi ci troviamo sempre in 6-7 a giocare. Abbiamo in porta è un ragazzo che in realtà è un attaccante, insomma, però alla fine lo facciamo per divertirci e quando riusciamo anche a guadagnare qualche punto, insomma, ci divertiamo anche di più, via, diciamo così. Avete trovato sulla vostra strada un grande portiere avversario. Sì, è stato bravo in un paio di occasioni sicuramente, ha fatto due bei miracoli, però ripeto, al di là degli episodi, comunque quando sei in campo vorrei sempre vincere, però alla fine della partita se analizzi in maniera corretta il pareggio era il risultato più giusto, via. Quali sono gli obiettivi da qui alla fine della stagione? Ma allora noi l'anno scorso siamo trovati a fare le finali a Cervia e quest'anno speravamo di ripeterci, poi purtroppo durante la stagione abbiamo visto che non è sempre semplice, alcuni ragazzi sono andati via, siamo trovati spesso in difficoltà, quindi adesso cerchiamo di chiudere meglio possibile. Poi sarà la lotteria dei playoff in cui crediamo che comunque nonostante partiamo da una posizione di svantaggio possiamo dare fastidio un po' a tutti, via. Grazie a Matteo Morotti dell'Lions Leopardiani per la Sportware, Emanuele Trementozzi.